che cambia siamo noi. FM è una società che è nata a Roma nel 2000 con 5 persone. Oggi è una realtà con più di 250 persone in 3 continenti. Noi progettiamo e gestiamo luoghi affinché le persone finali, quindi i pazienti o i lavoratori o i cittadini, possano migliorare la loro vita. Cerchiamo la soddisfazione delle persone che vivono nei luoghi. Ad esempio, se sei un'azienda che ha un patrimonio immobiliare distribuito e tante persone, quello che noi facciamo in prima battuta è verificare se le persone lavorano in maniera opportuna, se hanno a disposizione gli spazi che permettono un miglior luogo di lavoro. Quindi facciamo una prima fase di assessment e poi guidiamo le aziende nel trasformare i loro ambienti di lavoro nella maniera più opportuna possibile. Noi lavoriamo quando progettiamo, quando gestiamo, quando lavoriamo sui dati comunque per migliorare il rapporto fra spazio e persona, quindi l'esperienza migliore fra spazio e persona forma il luogo, perché il luogo è in realtà l'esperienza dell'interazione. Noi lavoriamo su questo. Per noi il digitale è uno strumento per migliorare l'esperienza analogica della persona. Per poter far questo ovviamente servono delle competenze molto eterogenee che spaziano dall'architettura, antropologia, sociologia all'informatica. E questo, diciamo, è un fattore differenziale della nostra azienda. Siamo riusciti a creare un ambiente che non è monoculturale e quindi questo abbraccia le varie competenze e permette alle aziende di evolvere. Quindi il nostro approccio non è tanto quello di prendere le metodologie esistenti o le mode, quanto capire qual è lo stato attuale di un'organizzazione, quali sono le sfide che in questo momento deve affrontare e come, attraverso anche la riprogettazione dei luoghi, delle tecnologie e degli aspetti culturali delle persone, questo percorso possa essere avviato. Dobbiamo fare una riflessione sul senso del lavoro, non tanto sul come il lavoro cambia, sul fatto di andare a lavorare a casa, fuori, ma qual è proprio lo scopo finale del lavoro. Ed è ovvio che c'è una relazione in cui, se la società sta diventando sempre più di network, di rete, anche l'organizzazione non può essere chiusa dentro gerarchie funzionali a matrici. Nell'analisi proprio dell'organizzazione iniziale noi facciamo una network analysis. Più le organizzazioni che incontriamo sono pari, tra pari e senza forme, più hanno una velocità di cambiamento alta. Noi lavoriamo molto sullo smart working, chiaramente noi progettiamo sia spazi che processi di smart working, ma c'è bisogno di condividere gli obiettivi, quindi se non c'è un accompagnamento culturale a questi processi non funziona. È per questo che noi abbiamo un approccio integrato. Se lavori da casa devi fare il check-in dove stai lavorando, timbri il cartellino da remoto, non fai quello scatto. Sì, magari lavori meglio, ti prendi il gelato quando stai in pausa, ma lo scatto è perché ti sto responsabilizzando. E anche il rapporto capo-collaboratore nell'insieme della leadership va cambiato. Noi stiamo facendo dei programmi interni di evolutionary leadership, dove mettiamo in contrasto, in challenge, l'idea che abbiamo della leadership, e ultimamente appunto abbiamo avuto delle suggestioni in cui everyone is a leader. Poi su questo ci misuriamo, ci confrontiamo e vediamo che sfide dobbiamo fare per intensificare una leadership che noi chiamiamo del noi e non dell'io. Alcuni punti di partenza delle aziende partono da esigenze di razionalizzazione economica. Le persone hanno bisogno di poter lavorare in spazi differenziati e quindi c'è un fenomeno che vale per tutte le aziende. Circa il 50% dello spazio di lavoro è uno spazio non occupato. Questo è il primo driver che porta con sé delle conseguenze economiche. Un metro quadrato di spazio risparmiato sono circa 400 euro l'anno di saving. Il grande valore aggiunto c'è nella considerazione che oggi i lavoratori in Italia sono disengaged, cioè non sono affezionati all'azienda per il 70% dei casi, e la vera sfida è nel ribaltare questa percentuale da disengaged in engaged. Allora, noi proponiamo a quel punto un percorso integrato che possa cambiare questo meccanismo. È un percorso interessante perché c'è chi è consapevole e vuole trasformarsi e c'è chi
grazie a questo approccio integrato capisce che il vero valore non è risparmiare sugli spazi, ma è acquisire e ridare valore alla propria azienda. L'Italia che cambia è un'Italia che rimette al centro, diciamo, l'entusiasmo, la speranza, la forza di avere un destino che nell'ultimo tempo, diciamo, è bombardato da messaggi completamente negativi che hanno l'unico effetto di quello di bloccare, di mettere preoccupazione, di non generare nessuna azione positiva. L'Italia che cambia sguardo, perché la sensazione è che l'Italia guarda sempre indietro al grande passato che abbiamo avuto, guardo Roma, e non riesce più a guardare avanti. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.